Step aside, cause I'm an ace. Pink champagne, so very nice. È un traguardo storico. Molti pensavano che questo piccolo programma non avesse futuro. Oggi andiamo in onda in 150 paesi e festeggiamo la 20ª stagione. È così emozionante. Speriamo di aver scelto quello giusto. Non mordo, tranquilla. Oh. Io sì. Lei è Paige Carson. La adoro. Paige, andrà tutto bene? Stai piangendo? Davvero? Forse mi avete vista ne Il favoloso mondo di Whitney. Lavoro come personal trainer da poco più di 5 anni. Tutti questi abiti e non ne trovo uno. Oh. Penso significhi che non le piace. Tragedia in arrivo. Sembra una tovaglia. Oh! Ha pianificato praticamente tutto il matrimonio. Parlerei di gestione. Oh, davvero? Tesoro, non gli manca nulla. Oh, guardatela. È quello che ho sempre desiderato per lei, che trovasse la felicità. Scusate. Non ho l'uso delle braccia e faccio tutto con i piedi. Arriverà il giorno in cui non potrò più farlo e in cui dovrò fare affidamento su un'altra persona. A me piace comunque. Non possiamo farti uscire così. È escluso. Penso che sia quello giusto. Non ancora. Questo posto è enorme. Guarda, questo... Troveremo pure qualcosa. È troppo. Quello che vogliamo è che lasci senza parole. Vedrai che quando sverrò rimarranno tutti senza parole. Siete tutte pronte? Sì! Voglio che sia tutto a tema Irlanda. Vi presento la principessa. Voglio le precauni, lancio di trifogli mentre percorro la navata. Lusingatemi e festeggiamo. Loro sono le tue damigelle? Le sorelle. Direbbero che ho gusti terribili in fatto di moda. Lo adoro. È fatta. Non sono ancora del tutto convinta. Tantarada! Ho sentito aumentare un po' l'ansia. Stai tranquilla, va tutto bene. In questo momento mi sento bellissima. Possiamo trovarne uno che non abbia la parte sotto uguale a un centrino? Potremmo vedere un modello corto? Ho avuto da poco 2 gemelli e oggi è il mio primo giorno di lavoro. Imploro gli dèi dei negozi di abiti da sposa perché mi assegnino una cliente dolcissima. Non posso gestire comportamenti stravaganti. O, non lo so, una situazione movimentata perché ho già molto a cui pensare con i miei gemelli. Una canottiera in pizzo? Con sopra una giacca. Perfetto. Sai chi... Ehi! Ciao! Ciao, ciao splendore! Fai? E voi cosa c'è nelle buste? Oggi arriva Zoe, il suo primo giorno. Come cosa sapete, c'è qui? Ha uno stile molto stravagante. Già. Si veste sempre con stivali, certo. Catene, indumenti di pelle. Questi sono per Logan e Charlotte. Sono identici. Sono serio? Sono Dr. Mella, stessa cosa che ho detto io. Sono adorabili. Sono minuscoli. Rientrare la innervosisce dopo tanto tempo. Non posso neanche immaginare. Già, dovrà riabituarsi un'altra volta. Stanno per compiere 6 mesi. È pazzesco essere di nuovo qui sapendo che è passato tanto tempo. Anche se è come se non me ne fossi mai andata. Ho le braccia distrutte, non so come farò. Sono pronta. Ma in realtà ho la testa da un'altra parte. Non sarà facile stare lontana da loro per la prima volta. Oh, non ci posso credere. Oh, eccola che arriva. Ciao. Guarda per un po' chi è venuta a trovarci. Dammela subito, voglio prenderla in braccio, dammela. Charlotte, ciao. Oh, sono stato bellissimo. Ciao, come stai? Lieto di vederti. Lui è il piccolo Logan. Ciao. Bentornata. Spero di riuscire a concentrarmi. Insomma, sono di nuovo al lavoro, quindi la cliente avrà la massima priorità. È il momento dei saluti, ok? Parlo dei bambini. Ok. Ciao, bellissimo. Kleinfeld, preparati! Stiamo Kleinfeld, arrivando! Kleinfeld! Dritta alla meta! Questo è per me.
Sono una grande fan del programma. Mi piace giudicare le persone che escono dal camerino urlando allo schermo «Quell'abito è orrendo!». Oggi sentitevi liberi di farlo anche con me. È divertente! Che bello! Lo strascico è abbastanza lungo? Allo strascico? Non è troppo lungo, guarda! Guardalo, perfetto! Riesce a ballare? Beh, deve provarlo. Va bene. Ho dei dubbi sullo strascico, se qualcuno lo calpesta. È trasformabile? È uno di quegli abiti in cui forse si può togliere. Ma se qualcuno... Senti, provalo. Guarda, anche questo è bello. Te ne piace qualcun altro? Datemi il tempo di dare un'occhiata. Sto ancora metabolizzando. Avete già cominciato? Ciao, sono Ciao. Zoe. Piacere di conoscerti. Chi c'è con noi? Lei è mia sorella, Caitlin. Poi c'è mia madre, Liz. E la mia migliore amica, Jackie. Piacere. Vedo che avete già preso qualcosa. Il look che abbiamo in mente è... Sopra vado in chiesa, sotto vado a fare festa. Ho capito. E tu? Io voglio sentirmi una principessa. Punto a essere un bel bocconcino il giorno del mio matrimonio. Le porte si aprono e tutti gli invitati rimangono a bocca aperta perché sono bella da vedere, appetitosa. L'abito giusto per me ha dei lustrini da qualche parte. Ho sempre desiderato un modello a sirena, aderente. Di sicuro deve avere le spalline per tenere su tutto. Voglio che sia senza tempo, così un giorno i miei figli guarderanno le foto e diranno «Cavolo, sei ancora uno schianto!» Ho capito, questi li prendo io. Avete in mente un budget? Avete già guardato quanto costano questi abiti? A me piacciono le occasioni. Se troviamo qualche modello in saldo che ti potrebbe piacere, perché no? Guardare non fa male a nessuno. È la regina dei coupon. Il nostro budget è tra 4 e 5 mila dollari. Se costa meno, ottimo. Nessun problema. Stiamo organizzando il matrimonio ad Atlantic City, nel New Jersey. La città più fantastica al mondo. Voglio che sia tutto a tema Irlanda. Devono esserci le cornamuse, i leprecauni, il lancio di trifogli mentre percorro la navata. Signore, accomodatevi pure. Io porto via con me Carrie. Io vado a scegliere altri abiti. Tu scegli pure, ma io vado a provarne qualcuno. D'accordo. Posso scegliere anch'io qualcosa? Certo che sì, ma ti dispiace se prima li approvo? Lascia che ti sorprenda. Io lavoro per la sposa e vorrei sapere che tipo di abito vuole lei. È lei che comanda, non tu. Valuterò il modello scelto da mia sorella. A essere sincera, mi piace di più l'abito ampio. Ok. Lo strascico lungo mi preoccupa. Mi sembra un elemento che potrebbe dare fastidio. Se qualcuno ci mette il piede sopra mentre sto ballando, lo uccido. Ok. Aggressiva è un termine forte. Direi che sono risoluta, nel senso che di solito ottengo ciò che voglio. Non sono sempre stata così sicura di me. Per anni ho lottato contro un disturbo dell'alimentazione finché non ho conosciuto il mio attuale fidanzato, Jordan. Mi ha aiutata molto a capire che dobbiamo amare noi stessi prima che qualcun altro possa farlo. Con il suo aiuto sono cresciuta molto e ho imparato ad amare me stessa. Adesso... sono felice. Non sono mai stata così felice in vita mia. Quale vuoi provare per primo? L'abito ampio. Ok. È un modello di Stella York e costa 1634 dollari. È un buon prezzo. Potrebbe piacere a tua mamma. È probabile. Sì. Vestita così sembri un po' fidanzata di Johnny Cash e un po' amante di Elvis. Sento che se muovo le braccia potrei prendere il volo. Voli via. La gonna vaporosa mi piace. Non so se i ricami e tutte queste lavorazioni mi convincono. Mi ricorda un po'... una tovaglia, anche se mi piace il fatto che abbia dei dettagli luccicanti. Okay. Forse preferirei che non ci fosse nessuno strato sopra l'abito, esatto. Vuoi mostrarlo a loro? Sì. Bene. Oh, avete tutti una corona. Ho visto che avevano preso un accessorio a testa. Sono sincera, è bello. Fantastico. Guarda le frange. L'ho trovato io. Le vedo. Vai a sederti. È il mio giorno. Sto cercando il mio abito da sposa. Non ho tempo per queste cose. Che ve ne pare? Non me ne intendo di moda, ma sento le vibrazioni che emana l'abito. Sì. I ricami non mi piacciono. Ok. Questi? L'abito mi piace, ma non penso che corrisponda alla tua idea di bocconcino. Voglio controllare se ci stai sotto la gonna. Mia sorella deve starmi il più possibile vicina per tutto il tempo, fisicamente, perché è la mia spalla. Non sarebbe divertente infilare lì sotto un leprecauno? Vediamo se ci sta, prova. Non capisco, perché lo facciamo?
Catherine si è infilata sotto la gonna e io non sapevo come comportarmi. Sarebbe divertente se a fine serata tornassi in camera e dicessi a Jordan: guardami, sono qui. Poi tutto a un tratto: ci sono anch'io! Ok. Ma sarebbe esilarante. Gli piacerebbe. Da morire. Ti spiego. In passato è capitato che passassi un po' di tempo a casa di mia sorella, al punto che ho soprannominato Jordan il mio coinquilino. Sarebbe appropriato se il giorno del matrimonio saltassi fuori anch'io. Deve essere inclusa in ogni fase della giornata. E tu partecipi a questa idea? Ma certo. Al di là del fatto che mia sorella ci stia o no, voglio provare qualcos'altro. Avanti un altro? Avanti un altro. Santo cielo, non ci ragazze. Posso credere! Le mie sorelle e io non stiamo nella pelle. Il viaggio da Pittsburgh in Pennsylvania è stato molto divertente. Non vediamo l'ora di vedere tutti questi splendidi abiti e sceglierne almeno uno, se non due. Delle piume? Sono belle, non so se siano di moda. Piume per il tuo matrimonio. Non sono sicura che trasmettano la giusta... atmosfera? Brava. In famiglia siamo 5 sorelle. Oltre a me ci sono Brooke, Anna, Morgan e Jacqueline. Io sono la maggiore delle 5. Le mie sorelle direbbero che ho gusti terribili in fatto di moda. Seguire la moda non è da Gretchen. Lei ha gusti tradizionali. Non ci capisco niente. Con il passare degli anni è migliorata, non c'è dubbio, ma... è imprevedibile e fa scelte rischiose in fatto di moda. Potremmo anche rimanere sorprese. Non sappiamo che direzione prenderà. Avere 4 sorelle serve a questo. Sto facendo progressi. Ciao, bellissime. Stiamo cercando Gretchen. Ciao, santo cielo. Chi è Gretchen? Sono io. Sei la tu? La sposa è lei. Molto piacere. Ti presento Amber. Piacere Ciao, di Amber, conoscerti. Piacere. Congratulazioni, sei bellissima. Grazie. Lo stesso vale per voi. Cavolo, grazie, che bel gruppo. Grazie. Loro sono le tue damigelle? Già. Le sorelle. Siamo tutte sorelle. Sorelle? Siamo in ordine di nascita. Gretchen è la più grande. Io sono Era più meglio piccola. Prima. Ora sì. Avete scarpe coordinate? Sì. Esatto. È un regalo Santo da parte di Gretchen. Santo cielo, che meraviglia. E sono anche griffate. Proprio così. Allora, le sorelle sono qui. La mamma e il papà dove sono? I nostri genitori sono morti quando eravamo piccole, quindi... Oh, mi dispiace. Grazie, non fa niente. I nostri genitori sono morti entrambi quando avevo circa 14 anni. Per prima è mancata mia madre, a causa di un linfoma. Circa un anno e mezzo dopo, mio padre ha avuto un infarto ed è morto. Avevo 16 anni quando mio padre è morto, Jacqueline solo 5. La parte più difficile di tutta questa vicenda è stato non sapere cosa ne sarebbe stato di noi. Per fortuna abbiamo 10 zii e 10 zii. Si sono fatti avanti, si sono assunti le proprie responsabilità e hanno accettato di prendersi cura di noi, in modo da scongiurare il rischio che venissimo date in affido. Per fortuna adesso siamo molto legate ed è fantastico averle tutte qui con me. Avevo 12 anni quando mia sorella di 26 è morta. Ancora oggi penso a lei ogni giorno. Eravamo 7 figli e lei era l'unica femmina. Mia sorella era la secondogenita ed era tutto il mio mondo. Si chiamava Linda. E ancora oggi mia madre, che ha quasi 98 anni, di tanto in tanto mi chiama Linda. Oh. Nostra madre si chiamava Linda. Già. Già. Si chiamava Linda? Sì. Non ci posso credere. Incontrarci era destino. Dovevamo incontrarci. Non mi commuovo spesso. Bene. Ricomponiamoci. Voltiamo pagina. È un momento di gioia. È una giornata di gioia. E troveremo un abito stupendo per te. Dacci un'idea della silhouette. Hai in mente il modello aderente, svasato, ampio? Credo di essere contraria agli abiti ampi, perché sono bassa di statura. Sei minuta? Minuta. Non bassa. Grazie. Non usiamo quella parola. Una di voi ha detto di provarne uno lo stesso. Sono stata io. La location che ha scelto è un edificio storico di Pittsburgh. Molto scenografico. Secondo me un abito ampio sarebbe perfetto per il contesto. Abbiamo deciso di sposarci al Pennsylvanian, a un'enorme rotonda in cui si svolgerà la cerimonia. La sala da ballo invece ha eleganti soffitti alti 13 metri. È un edificio favoloso ed è per questo che mi serve un abito altrettanto favoloso. Secondo me lo scollo a V sta molto bene sul tuo fisico. Sì. Se possiamo abbinare uno scollo a V a un abito aderente. Proviamo. È l'unica cosa su cui siamo d'accordo. È lo stile che ti dona di più. Bene. Quanto vuoi spendere per l'abito? L'ideale sarebbe rimanere sotto i 10.000. Okay. Io ne volevo uno, ma loro continuano a dire di prenderne due. Un abito aderente con strascico removibile?
Non sapevo che esistessero. Oh, certo che esistono. Certo che sì. Abbiamo abiti di ogni genere. È un bel modo per avere due look con un solo abito. Mentre voi vi accomodate sul divanetto, noi portiamo la sposa in camerino. Michael e io ci siamo conosciuti il giorno di San Valentino di 3 anni fa. Quando le mie sorelle l'hanno conosciuto, hanno detto subito che non avrei mai trovato un uomo migliore di lui. È importante per me perché ho baciato la mia bella dose di rospi e ognuno voleva che cambiassi qualcosa di me. Michael mi ama per come sono e non ha mai voluto che cambiassi qualcosa, a parte smettere di fumare. L'ho fatto, quindi siamo a posto, no? Allora, parliamo del tuo abito. Ok. Esatto, preferisci un modello con le perline, con il pizzo. In questo momento ho in mente proposte molto diverse. I miei ricami vanno bene e il pizzo mi piace molto. Pizzo. Sarò una cliente facile se le mie sorelle si mettono d'accordo. Ok. Le più difficili da accontentare saranno Anna e Jacqueline, a pari merito. Seguono da vicino la moda e avranno opinioni molto decise su ogni singolo abito che proverò. Direi di cominciare dall'idea dello strascico removibile. Sono perché d'accordo. È ancora fresca. Lo strascico è questo. Dammelo pure. Ora dobbiamo solo trovare l'abito. Oh, eccolo. Ah, oh, ha molti inserti in pizzo. Guarda. È un bell'abito e anche molto raffinato. Che te ne pare? Per me è un possibile vincitore. Molte spose vogliono due abiti, uno per la cerimonia e l'altro per il ricevimento. Io preferisco un abito con la sopragonna, che può essere tolta creando due look differenti, piuttosto che passare metà del tempo a cambiarsi. Non immagini quanti abiti abbiamo qui. Siete proprio carichi. Questo modello non ha le spalline, ma ha una splendida lavorazione sensuale sul corpetto, che avvolgerà le tue curve dandoti una bella forma clessidra. Esatto. Ha anche una sopragonna lunga abbinata. È un abito meraviglioso. Non è finita qui. Questo modello ha tutto. Un profondo scollo a V sul corpetto, inserti in pizzo, decorazioni in perline, paillette, piccole perle, altri elementi sfaccettati. Anche in questo caso l'abito è abbinato a una splendida sopragonna lunga. Mi piace. Sì? Perfetto. Ma quale ti emoziona di più? Quello. Perfetto. Okay, divertitevi. Grazie. A dopo. Pronta? Proviamolo. Sì. Mi rendo conto che è un abito meraviglioso. E che genera quell'effetto di grande stupore che volevo. Come va? È allucinante. Sì? In senso buono? Certo, in senso buono. Meno male. Molto buono. Sono sexy. Esatto. Wow. E non hai ancora indossato la gonna, è la parte di cui sono più entusiasta. Accidenti. È stupendo. Non vedo l'ora di mostrarlo alle mie sorelle. Credo che alla fine sceglierò il primo. Che dici? Sì. Sarà una cosa rapida. Sempre che le mie sorelle siano d'accordo. Ci siamo. Sono impaziente di mostrarlo alle altre. Anch'io. Non riuscirò ad acquistarlo se a loro non piace tanto quanto a me. È l'abito giusto per te. Sì! Secondo me, dovremmo cominciare da questo. È quello di mia sorella? Sì, è lui. Va bene, perfetto. D'accordo. Le accompagnatrici di Carrie sono delle vere pesti. Dorothy mi ha preparata mandandomi un'email con l'elenco dei nuovi arrivi, ma non sono ancora andata in magazzino. La mamma e la sorella hanno già scelto alcuni modelli del reparto occasioni. Io mi adatto. Come lo senti? Guarda Penso insieme. Penso di volere una gonna più elaborata. Mm-hmm. L'abito che mia sorella ha scelto non mi trasmette nulla, ma glielo mostrerò comunque per mettere in chiaro che dovrebbe lasciare che sia io a scegliere gli abiti da provare. Spero che le piaccia. Sorellina, ti aspettiamo! Ciuf, ciuf! Oh, guarda che meraviglia! Oh, Carrie! Carrie, sembri la dolce sposina, la moglie trofeo, che però porta a casa la pagnotta. Mi piace! Anche a me. Se cercate cattolica sensuale sul dizionario, c'è la sua foto. Già. Posso metterlo in chiesa? Secondo me è appropriato. Grazie. Amen. Andate in pace. Dio ti benedica. Grazie. Cos'è? Mi piace. Preferisco la linea sirena. Potremmo vedere un modello corto abbinato a una sopragonna ampia removibile? Potremmo. Non mi serve che scegliate altri abiti. Comando io. Basta toccare gli abiti. Ok, la sposa ha parlato. Sentito? Il mio abito le è piaciuto di più. Proprio bacchettata. Ok. Beh, ti è piaciuto di più il mio abito, vero? Dopo una giornata con la mia famiglia, devo bere qualcosa di forte.
Che tipo di abito ho scelto? Non un abito con crop top o crop con top? La gonna molto corta. Niente del genere. Per un abito da sposa? Sì, non è un'opzione. Sposerei James in giardino con indosso un sacco della spazzatura. Oggi però sono tornata da Kleinfeld per provare il mio abito. Allora, sei emozionata? Sì, molto. Oggi noto qualcosa di diverso. Cos'hai cambiato? Mi sono depilata le gambe e ho tinto i capelli. Di che colore erano? Erano color rosso fuoco. Oh. Ah. Aspetta, non voglio cadere. Lo so. È lui. Già, già. Il fatto che sia scoppiata in lacrime indossandolo mi fa capire che è quello giusto. Alex, sì? Questo è l'abito giusto per te? Certo che sì! Non vedo l'ora di vederlo. Ah, è un piangerai? Momento importante. Non lo so, forse sì, potrei commuovermi molto. Io piango forse ogni volta no. Che lo guardo. Il matrimonio si terrà al TWA, un albergo che si trova all'interno dell'aeroporto JFK. L'ambientazione ricorda molto gli anni 60 e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di sbizzarrirsi. Se significa presentarsi vestita come un assistente di volo, come una ballerina di go-go dance, non vedo l'ora. Ciao a tutti! Ciao, sono AJ. Sono piacere. Alex, come piacere. Stai? Sei emozionata, nervosa? Sì, sento molte vibrazioni ansiose. Bene, venite con me. Perfetto. Grazie. Non vedo l'ora. Sono impaziente di vedere questo abito e spero che mi trasmetta ancora le stesse sensazioni di quando l'ho visto per la prima volta. Anche l'abito ti attende con ansia. Ah, davvero? Dov'è? Tantarà! È strano, vorrei toccarlo ma ho l'impressione che non sia mio, anche se è così. Va bene, sono pronta, proviamolo. Sono molto impaziente di vedere Alex con indosso il suo abito. Quando l'ha scelto mi ha rattristato molto non aver potuto essere presente. Non potevo essere qui per via del Covid, purtroppo. Ah, già. Credo che a preoccuparmi oggi sia la possibilità che ad Alex l'abito non piaccia con la stessa convinzione di quando l'ha scelto. Ci ha sempre abituati ai suoi cambi di idee, cambia spesso stile e non si sa mai che cosa aspettarsi da lei. Lo aggancio per bene. Ok. Non mi aspettavo di essere nervosa, invece ho sentito aumentare un po' l'ansia. Spero che sia tutto perfetto e soprattutto spero di essere ancora innamorata del mio abito. Ho un po' paura ad aprire gli occhi. Non mi piace. È una camicia da notte. Chi si sposa vestita così? Se permettessimo all'assistente di fare il lavoro che le è stato assegnato, credo che faremmo più progressi. Ci siamo distratte, le persone si sono fatte prendere dall'entusiasmo, hanno cominciato a prendere abiti. Sediamoci, calmiamoci e lasciamo che sia Zoe a scegliere. Pronto? Ciao tesoro, come stanno i bambini? Dormono. L'appuntamento come va? È impegnativo. Sono persone interessanti, divertenti, ma non riesco a smettere di pensare a voi. È il primo giorno dopo il rientro. Per essere appena tornata al lavoro è una giornata movimentata. Sono pronta per farle indossare l'abito giusto, anziché quelli scelti da altre persone. Mi piace ricevere degli input, ma Catherine deve fare un passo indietro e lasciare che Carrie si goda il suo momento. Potrei farle provare questo, ma è un'incognita. Va bene. Ok, sono tornata. Ti ho portato un abito ampio. L'ho scelto io. Non ne dubito. Questo è pieno di lustrini. Mi piacciono i lustrini. Mi rimandano vibrazioni da ballerina di Las Vegas e spogliarellista. E per me va bene. Fantastico, non mi dispiacciono. Già. All'inizio ho pensato alle soubrette di Las Vegas. Poi la mia mente è avvirato verso la spogliarellista elegante. Voglio provarlo lo stesso, sono qui per divertirmi, non per restare qui all'infinito. Il taglio nel corpetto mi piace, anche il fatto che la parte sopra scivola addosso mentre la gonna è ampia, da principessa. Già. Unisce il meglio dei due stili, mi piace. Su una scala da 1 a 10, l'abito a sirena è fuori scala. Siamo oltre il 10, abbiamo sbriciolato il tetto. Ce l'abbiamo fatta. Mammina piccante, un bel bocconcino. Obiettivo raggiunto. Ti sta molto bene. Andiamo di là. Forse il commento che mi rende più nervosa è quello di mia sorella.
Probabilmente la cosa peggiore che potrebbe dire è che l'abito mi darà un'aria da perdente. Se c'è una cosa che le riesce bene è dare il suo parere spassionato. Tieni gli occhi chiusi, faccio io. Ho un po' paura ad aprire gli occhi. Spero che sia tutto perfetto. E di essere ancora innamorata del mio abito. Come te lo senti ora che lo vedi indosso a te? Io non voglio più toglierlo. È così che devi sentirti. Sì, mi sta bene. Santo cielo. Sei emozionata, lo so. Vuoi farlo vedere anche a tua madre così si emoziona anche lei? Sì. Ok, perfetto. Non riesco a smettere di guardarmi. Quando indossi l'abito ed esci dal camerino per mostrarlo a tua madre, l'aspettativa cresce a dismisura. E all'ultimo momento però pensi, un momento, e se poi lo detesta? Ok, va bene. Smettila. Non vedo l'ora. Santo cielo. Prima sali sulla penna. Ok, ce la faccio. Santo cielo, è bellissimo. Voglio abbracciarti. Cavolo, sei bellissima. Così ci siamo, adesso hai proprio l'aspetto di una sposa. Perché mi sento una sposa. Bene, bene, me lo auguro. Tesoro mio, è meraviglioso, è bellissimo. La prossima volta lo indosserai al matrimonio. Oh, mi viene da vomitare. Non farlo. Sarà un giorno di forti emozioni. Sarà un giorno felice, ma anche difficile. Sto cercando di non lasciare che questo intralci la mia felicità e il fatto che non vedo l'ora di sposare il mio migliore amico. Mio padre non c'è più, quindi mi accompagnerà mia madre all'altare. L'abito gli sarebbe piaciuto moltissimo. Sono d'accordo, voglio abbracciarla. Certo, l'abbracci. Posso? Pure. Vieni qui, tesoro. L'anniversario è subito dopo il matrimonio. Senza mio padre sento che quel giorno si percepirà che c'è qualcosa che manca. Vorrei tanto che mi avesse vista con indosso quest'abito. Sarò lì con te. Sarò lì. Lo sai. Tieni. Ecco fatto. Oh, grazie. Stai tranquilla. Ok? Ok, va un po' sì, meglio? Sto bene. Bene. Chi altri, se non tu, avrebbe potuto accompagnarmi all'altare quel giorno? Non vedo l'ora che arrivi. Randy, che succede? Posso dirvi una cosa? Amber e io avevamo in mente un abito. È piaciuto all'istante, quindi staremo a vedere. D'accordo. Non già, vedo l'ora vedremo. Di scoprire come starà. Questo abito ha tutto ciò che piace a Gretchen. Un profondo scollo a V, qualche elemento luccicante. La gonna ha una leggera svasatura a tulipano, a cui si aggiunge una sopragonna di grande effetto con un lungo strascico. Tuttavia, dobbiamo fare i conti con altri 4 pareri. Oh. Stupendo. Guardate com'è bello lo strascico. Ti prego. È davvero bellissimo. Le ragazze sono silenziose. Non mi rende molto sicura di quello che pensano di questo abito. Non riuscirò ad acquistarlo se a loro non piace tanto quanto a me. È stupendo. È bellissimo. Indosso a te sta davvero bene. Tu cosa ne pensi? Mi piace. È molto sensuale. Posso immaginare che si mostrerà risoluta, ma di contro non voglio portare sfortuna. Per essere davvero sicura, devi vedere le alternative. Per il ricevimento si trasforma. Via la gonna! Già, sono curiosa di vederlo senza. Tieni lo strascico. Oh, wow! Accidenti, guarda, è stupendo! Bello! È molto bello molto ed è anche bello. Elegante. Magnifico. Non ci credo, è il primo. Avvicinati al bordo. Oh, Gretchen. Mi piace da morire. Stupendo. Già, faremo in modo che rimanga aderente fino al ginocchio. Già. In questo modo le darà una forma molto sensuale. A clessidra. Il pezzo è elastico, quindi riuscirà comunque a muoversi e a ballare. Ottimo, è un aspetto importante. Devi poterti scatenare.
Dimmi, cosa senti in questo momento? Non sto piangendo. Oh, cavolo. No. Vedi di trattenere le lacrime finché non piange lei. Sentitela, non sto piangendo. Sono pessima. Dimmi, cosa provi in questo momento? Niente. Sono troppo emozionata. Parla. Sono davvero contenta per mia sorella. Ho vissuto con lei e Michael per 2 mesi mentre aspettavo che fosse pronta la nostra nuova casa. E ho avuto modo di passare molto tempo con loro. E non lo so, sono sempre felici. Santo cielo, Jacqueline. Va bene, oggi si piange. Dunque, prima avete detto qualcosa a proposito dell'abito della mamma. Che cosa c'entra l'abito da sposa di vostra madre? Il suo era particolare per quell'epoca. Era... non sono brava a descrivere gli abiti, non me ne intendo. Era lungo fino a terra ed era abbinato a un cappello. Aveva una splendida tesa in tulle con una ricca decorazione, tutta spostata da una parte. L'insieme era incredibile. Aveva molto delle bello. Grandi maniche, giusto? È ricordo vero. Bene. Le maniche erano enormi. Era bello e alla moda. Secondo me questo è un abito senza tempo. Tra 20 anni, quando riguarderò le foto, non penserò «Oh, guarda com'era la moda a quei tempi» o cose del genere. Sì. Non mi sembra quel tipo di abito, certo. Giusto? Sono molto contenta per te. Sta andando tutto bene. Cosa ne pensi della loro reazione? Mi fa molto piacere sapere che a loro l'abito piace tanto quanto a me. Mi piace, lo voglio. Non essere precipitosa. Quando una cosa è chiara, non ho dubbi. So che c'è chi penserà che sia una follia. E sono un po' preoccupata all'idea che le mie sorelle possano non pensarla del tutto come me. Proveremo a fare di meglio, anche se potrebbe essere difficile. Non penso di aver bisogno di provare altri abiti. Ma visto che abbiamo fatto tanta strada per arrivare qui, vediamo un paio di alternative e sentiamo che cosa hanno da dire le mie sorelle. Fate largo alla dea. Siete tutte pronte? Sì. Tesoro, sono a casa. Credo che questo abito rispecchi la mia personalità. È stravagante, sembra dire «Eccomi qua, puntate i riflettori su di me, lo spettacolo sta per cominciare». Mi rispecchia. Questo abito dice «Sei un bel bocconcino dalla testa ai piedi». Ai piedi? Lusingatemi. E festeggiamo. Tesoro, sei passata dalle merendine al caviale? Una regina? Mi piace? Stai benissimo. Grazie. Insomma, sembra... Fatto apposta per me? Sì, probabilmente non riuscirò a infilarmi sotto la gonna, ma non importa. L'unica cosa che mi preoccupa è che dovrò tenerti lo strascico e spero solo di arrivare in tempo in bagno. Vuoi vedere come stai con il velo? Certo, non sto piangendo. Questa? No, hai qualcosa nell'occhio. Hai la parte che stavo aspettando. Sei stupenda. In quel momento ho sentito che era tutto come doveva essere e che era l'abito giusto. Mi sento virginale. Come Maria. Carrie, è l'abito giusto per te? Jackie, conta. 5, 6, 7, 8. Posso ballare, cantare, posso conquistare il mondo con questo abito. Credo che il mio fidanzato perderà i sensi quando mi vedrà e io riderò di lui. Mia sorella non riuscirà a infilarsi sotto la gonna, ma la porto nel cuore ed è tutto ciò che conta. Posso toccarti? Sì. Okay. Tu non puoi toccarla. Come vuoi. Adoro quest'abito e voglio comprarlo. Personalmente non sento il bisogno di provarne altri. Per me è quello giusto, ma le mie sorelle vorrebbero che provassi qualcos'altro. Lo farò per loro. È bello vedere come la supportate. Ma certo. Le sorelle hanno detto tutte che era perfetto. Quando 5 ragazze sono d'accordo sullo stesso abito, non credo alle mie orecchie. Dunque, questo abito è Tony Ward. Ti aiuto a togliere quello che indossi. Voglio provare questo modello perché sono sicura che ad Anna piacerà molto. Sono anche curiosa di sentire che cosa ne pensano le altre mie sorelle. Ok. È stupendo. Santo davvero cielo, stupendo. Randy non starà nella pelle. Aspetta, ti piace anche questo? Mi piace molto più di quanto mi aspettassi. Non pensavo che mi sarebbe piaciuto.
Adesso sono nervosa perché comincio a mettere in dubbio il fatto che il primo modello sia quello giusto. Non vedo l'ora di vedere qualcos'altro. Cucù! Questo modello è un po' diverso. Oh! Accidenti. Come va? Mi piace molto più di quanto mi aspettassi. La forma è bella, annulla qualsiasi difetto fisico. Mi piacerebbe poterlo vedere con l'aggiunta dello strascico removibile. Volevo essere un po' teatrale e farvi una sorpresa. C'è una sopragonna. Mi tenete nascoste le cose. Che succede? Oh, santo cielo! È un abito incredibile. Ah, il cervello sotto shock. Anna? A me piace molto. Non lo cambierei di una virgola. È perfetto così. È un abito stupendo e addosso a te sta molto bene. Abbiamo reso la scelta più difficile? Già. A me l'abito piace. Se fosse il mio matrimonio, e non è così, lo sceglierei. Sono ipnotizzata da questo abito. Gretchen, cosa facciamo? Aiutatemi a riprovare il primo. Via! Ma d'accordo, vieni. Ci sono le spine! Mi sorprende che l'abito sia piaciuto a tutte. Non pensavo che sarebbe successa una cosa del genere. E adesso sto sudando. Sono molto nervosa. Gretchen non si aspettava che l'abito le sarebbe piaciuto tanto, ma credo che dovremmo farla indossare di nuovo il numero uno per fare un confronto. Oh, guarda che meraviglia. Quest'abito è davvero elegante, Sono d'accordo. È quello giusto. Oh, ok. Ricominciamo da capo. Santo cielo. Pensi che le ragazze saranno d'accordo? Me lo auguro. Eccola. Come va? Che ne pensi? Non ho dubbi. È l'abito giusto. Il cerchio si chiude. Guarda. È magnifico avere il loro sostegno. Non credo che potrei farcela senza. Questa cosa mi fa sentire ancora più sicura di me con indosso il primo abito. Vuoi vedere come sta abbinato a un velo? Volentieri. Va bene, vado a prenderlo. Vediamo, che emozione! Ho portato gli orecchini che mia madre ha indossato il giorno del suo matrimonio. Li ho indossati anch'io quando mi sono sposata. Non so se potrebbe essere troppo per lei dal punto di vista emotivo, ma volevo farle una sorpresa. Oh, sta benissimo. I tuoi orecchini non vanno bene. Ho pensato che magari ti farebbe piacere provare... quelli del matrimonio della mamma. Erano suoi? Me n'ero scordata. Lo so. Vedere gli orecchini di mia madre mi rende molto triste al pensiero che non sia qui, ma anche molto felice perché potrò avere qualcosa di suo il giorno del mio matrimonio. Avverto la sua presenza. Se fosse qui, sono sicura che adorerebbe questo abito. Stanno bene? Sì. Sono stupendi. Sono davvero belli, sul serio. L'abito è stupendo e tu sei davvero bellissima. Stupendo. È davvero perfetto per lei. Non mi piace, lo adoro. Grazie a tutte. Oh, Gretchen. Grazie. Figurati, sei bellissima. Non sono mai stata così felice. Smetti. Beh, se escludiamo il momento della proposta di Michael. Ma questo ci va molto vicino. È una brutta cosa. Amo questo abito tanto quanto amo Michael. Mi hai fatto piangere ancora. Anch'io rido e piango insieme. Gretchen, è l'abito giusto per te? Sì! Non vedo l'ora di sposare Michael. Non mi sono mai sentita così bella in tutta la mia vita. La parte migliore del matrimonio sarà il fatto di avere tutte le mie sorelle al mio fianco. Sarà un momento molto speciale, direi magico. Penso che ci sia qualcuno che vuole unirsi a te. Ciao! Missione compiuta. Siamo emozionate. Siamo molto felici per lei. Sapevo che avrebbe trovato un abito, ma non così bello. Non toccarmi il sedere! L'ha fatta! Thank you.
Oggi mi sposo! Il mio look è ispirato agli anni 60 ed è adatto agli ambienti dell'hotel, perché abbiamo scelto l'acconciatura e il trucco in base alla location. Il TWA è un aeroporto riconvertito in albergo. Era in funzione negli anni 60 ed è stato ristrutturato da poco. Ha un'atmosfera modernista alla Mad Men ed è la stessa che abbracceremo oggi con i nostri look e i nostri abiti. Mi sento calmo. Il pensiero di sposare Alex è tranquillizzante e non vedo l'ora che la giornata cominci. Questa ragazza è pronta a sposarsi. Ciao, piccolo! Stai benissimo. Grazie per essere qui. La vostra presenza significa molto per Alex e James. Vi siete trovati? Siete pronti per essere sposati? Sì. James? Sì. Okay. Ok. Ora Alex e James si scambieranno le promesse che hanno scritto l'uno per l'altro. Prima tu. Sì, comincio io. Ne abbiamo passate tante, ma tu mi hai sempre amata incondizionatamente. Ti amo. E grazie per essere il papà migliore per il nostro cane. Sei la mia compagna, la mia migliore amica, mi sostieni nei momenti di debolezza, mi rendi felice quando sono triste e mi ami per come sono. Questi anelli simboleggiano l'impegno reciproco di Alex e James. Con questo anello io ti sposo. Infilalo. Lo faccio io. Cosa devo fare? La prima volta. Infilalo al dito. Con questo anello io ti sposo. Per il potere conferitomi dallo Stato di New York e dalla Chiesa della Vita Universale, grazie a un comodo versamento di $39.99 da effettuare online, vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Sì! Sono felicissimo. Mi sento fortunato perché questa donna ha scelto di stare con me e di essere mia moglie. Posso stare con lei e averla nella mia vita. Non potevo desiderare di più. È per me un grande piacere presentarvi per la prima volta da marito e moglie Alexandra e James! La location è perfetta! È vero, è stato tutto bellissimo. Dalla cerimonia all'aperitivo fino agli ospiti dell'albergo, che sono stati molto gentili ed educati. È stato un matrimonio fantastico. La promessa di James è stato l'apice, è stata toccante. Mi ha lasciata davvero a bocca aperta. Per me l'apice è stato vederla in cima alle scale. È un momento solenne e abbiamo atteso a lungo che arrivasse. Sei mio marito. Sei mia moglie. Ah! Ha ha ha.